In questo video affrontiamo quella che, non a torto, possiamo definire come la madre di tutte le domande. Ovvero, a cosa serve l'intelligence delle fonti aperte? Una domanda alla quale è possibile rispondere in una varietà di modi diversi, molti dei quali sicuramente accettabili, anche se pochi realmente efficaci. La qualità e la coerenza della risposta è ovviamente legata al livello di astrazione al quale ce la poniamo. Ne consegue che, prima ancora di porci l'interrogativo, occorre decidere quale sia lo specifico punto di vista con il quale vogliamo approcciare alla domanda, o più semplicemente quale sia il dominio entro il quale la risposta deve articolarsi. In questo video affronteremo la questione dal punto di vista della teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, che, come probabilmente sapete già, è un'ottica che è eminentemente centrata sulla organizzazione dell'assetto teoretico e disciplinare di OSINT. Detto ciò, la domanda iniziale va in qualche modo raffinata, migliorata, o se vogliamo imbrigliata all'interno di un contesto più preciso, più delineato. E perciò diventa: a cosa serve l'OSINT in quanto disciplina? L'idea di trattare questo argomento è nata dalla lettura di un recente volume di Massimo Mugnai dal titolo Come non insegnare la filosofia. Titolo in effetti assai evocativo, sulla base del quale, piccolo spoiler, vi annuncio che a questo video ne seguirà un altro dal titolo forse ancora più esplicito, ovvero Cosa non è l'OSINT. Ma non voglio anticiparvi troppo, anche se avrete forse capito dove voglio andare a parare. Ad ogni modo, il volume di Mugnai, a parte il discorso specifico sulla filosofia, è particolarmente interessante sotto un altro aspetto, quello metodologico. Lo è perché affronta, tra le altre cose, anche le fasi di design e costruzione di una specifica parte di una disciplina, ovvero quella che è espressamente demandata al trasferimento, cioè all'insegnamento, delle nozioni che formano la disciplina stessa. Nella pedagogia, il termine disciplina ha due fondamentali accezioni. Una indica l'oggetto stesso dell'apprendere e dell'insegnare, ovvero in buona sostanza la materia dell'insegnamento. L'altra accezione indica l'atto con il quale si conquista la disposizione personale ad apprendere e a perfezionarsi. Dunque, se è vero come è vero che da un lato le discipline, per definizione, sono partizioni artefatte del sapere organizzate in modo che sia facilitato il trasferimento di quei saperi, è anche vero che un insieme di saperi, privi di una organizzazione, di una funzione e di un metodo finalizzati alla didattica, non sono sufficienti a fare una disciplina. In questa sede ci occuperemo però prevalentemente del primo aspetto, ovvero del concetto di utilità dell'OSINT, intesa come sistema organizzato di saperi, calato all'interno della realtà. Dunque, a cosa serve, cioè a cosa è utile la disciplina dell'intelligence delle fonti aperte? In un contesto generalista e blandamente intellettuale, potremmo anche cavarcela, parafrasando male Sant'Agostino, dicendo che se nessuno me lo chiede, lo so, se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più. In spiaggia sotto l'ombrellone nel mese di agosto, forse, dico forse, una simile risposta potrebbe anche essere sufficiente, se non altro a bloccare la discussione sul nascere. In un contesto soltanto lievemente più impegnato, potremmo dire, stavolta senza sbagliare troppo, che OSINT serva a ottenere un vantaggio strategico su un competitore, e lo fa attraverso l'analisi e la valutazione di informazioni provenienti dalle fonti aperte. Ma anche qui, più che della utilità della disciplina, stiamo ragionando sulla utilità di una serie di attività concrete, come l'analisi, la valutazione, la decisione, eccetera, che
che solo incidentalmente si fondano sulla disciplina OSINT. Tant'è che proprio qui sta l'origine di tanti fraintendimenti sulla natura di OSINT. Le risposte appena evocate, sfortunatamente o fortunatamente, non dicono nulla sull'aspetto più interessante della questione, ovvero sul fatto stesso di poter disporre di una disciplina che riguardi una intelligence che si occupa eminentemente delle fonti aperte. È proprio a questo punto che entra in gioco il passaggio del volume di Mugnai che ha dato il titolo a questo video e che vi leggo testualmente. Per stabilire se una disciplina è utile, bisogna prima sapere cosa fanno o di cosa si occupano coloro che la praticano. Un periodo francamente illuminante perché lega l'utilità potenziale di una disciplina al modo in cui la stessa viene praticata, ovvero al modo in cui un determinato sistema di conoscenze, di prassi, di metodi, di prescrizioni e così via viene concretamente messo in atto. Dunque, per capire se OSINT in quanto disciplina serva o sia utile a chi o a cosa, occorre prima sapere cosa fanno o di cosa si occupano coloro che fanno OSINT. Qui si apre un universo di considerazioni la cui cardinalità è almeno pari a quella dell'insieme di coloro che effettivamente si occupano o fanno OSINT. Come facciamo a definire chi si occupa e chi fa OSINT? Chi siamo e quanti siamo noi che, in vario modo, a vario titolo e con differenti livelli di approfondimento, facciamo o ci occupiamo di OSINT? È una gran bella domanda, ma che con tutta probabilità non possiede né una risposta breve né una risposta facile, ammesso che una risposta esista. Dobbiamo per forza di cose in qualche modo arrivare o a una riduzione del perimetro della domanda, oppure a una ampia ma efficace approssimazione della risposta. Una soluzione facile può essere quella di dare per assunto che chi fa o si occupa di OSINT è chi che, facendo ciò, genera ricadute più o meno immediate, ma sempre osservabili, nella vita pratica. Questa è esattamente la definizione di utilità che dà Mugnai. A solo un livello di approfondimento in più, possiamo provare a indagare che differenze ci sono tra chi l'OSINT la fa e chi si occupa di OSINT. Seguendo il ragionamento della proposta di Mugnai, possiamo ipotizzare che chi fa OSINT genera ricadute pratiche osservabili all'interno del proprio dominio di elezione. Chi invece si occupa di OSINT genera ricadute osservabili prevalentemente all'interno della disciplina stessa. Dunque, e arriviamo al nocciolo della questione, se il concetto di utilità è legato a quello di scopo, allora si può senza dubbio dire che chi fa OSINT si pone lo scopo preciso di innovare uno specifico, ben determinato, ben delimitato ambito della realtà, che se vogliamo possiamo anche chiamare, con una trascurabile dose di imprecisione, dominio o ambito di interesse. Perciò chi fa OSINT intende servire uno scopo che è prevalentemente esterno alla disciplina. E con scopo esterno non si vuol per forza significare lontano o isolato, ma semplicemente che il raggiungimento o meno di quello scopo non va a intaccare l'assetto della disciplina stessa. Per chi invece si occupa di OSINT, lo scopo è trasformare la realtà disciplinare di OSINT in modo che sia sempre meglio fruibile da chi la disciplina decide di usarla all'interno del proprio dominio. I due approcci sono esclusivi o alternativi tra di loro? Assolutamente no. Anzi, è del tutto normale e naturale che uno dei due finisca per influenzare o sollecitare l'altro. Dopotutto, lo scopo di chi si occupa di OSINT è anche, in una certa misura, quello di osservare e recepire le esigenze di chi l'OSINT la fa. Il che talvolta può anche voler dire, in un certo senso, contenere un certo tipo di sollecitazioni che tendono magari a portare la disciplina fuori da un alveo di coerenza formale
e sostanziale, che però sono qualità indispensabili affinché si possa parlare di vera disciplina. Dall'altro lato, il compito di chi si occupa di OSINT è quello di sviluppare all'interno della disciplina strumenti concettuali che sappiano essere efficaci, robusti, espliciti e facilmente applicabili a una vasta gamma di finalità, da una vasta gamma di utenti. Chiaramente, non credo ci sia troppo bisogno di ribadirlo, l'idea di una teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte va esattamente in questa direzione. Direzione che chiaramente non avrebbe senso intraprendere restando indifferenti alle istanze che provengono da chi quegli strumenti concettuali deve calarli all'interno delle varie realtà contestuali reali. In un video di qualche anno fa ho parlato del cosiddetto rifiuto della teoria in OSINT, ovvero in buona sostanza di una certa prevalenza all'interno della disciplina del pensiero di chi l'OSINT la fa, a svantaggio di quella minoranza costituita da chi invece si occupa della disciplina. Ne è la riprova il fatto che la figura professionale più nota in ambito OSINT, quella più pubblicizzata nelle offerte formative, quella più presente nella letteratura più o meno specializzata, è proprio quella dell'analista o dell'operatore OSINT. Non vengono mai citate quelle figure che, appunto, contribuiscono al disegno, alla costruzione, alla innovazione della disciplina, cioè allo sviluppo di teorie, di metodi e degli strumenti concettuali che la disciplina offre. Dunque, volendo provare a rispondere alla domanda iniziale a cosa serve l'OSINT, proprio a questo, a sviluppare strumenti concettuali che permettano di leggere e interpretare la realtà in senso strategico. E per realtà si deve intendere ciò che naturalmente, effettivamente e concretamente esiste in sé per sé al di fuori delle limitazioni imposte dai dispositivi di classifica, che sono sempre invece artificiali. Il senso strategico deve invece intendersi relato allo specifico sistema di osservabili che il livello di astrazione di una determinata finalità produce. Dunque, per concludere, l'OSINT, così come l'intelligence, non è una disciplina servente a un tipo di conoscenza generale, universale, bensì a quel tipo di conoscenza che è perfettamente sufficiente per raggiungere un ben determinato scopo, e con lo specifico profilo di efficacia e di efficienza che in sede di progettazione è stato identificato per quel determinato scopo, per quella determinata operazione. Lasciatemi infine evidenziare come, ahimè, queste considerazioni siano per lo più ignorate da chi l'OSINT la fa o sostiene di farla. Sfortunatamente l'assenza di questo tipo di approccio all'interno di un progetto, di un processo o di una qualsiasi attività di analisi strategica delle informazioni non qualifica quelle attività né come OSINT né tantomeno come intelligence. Ed è proprio qui che questo video passa idealmente il testimone al prossimo, che proverà a spiegare a cosa l'OSINT invece non serve. Grazie per essere arrivati fin qui. Come al solito vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto e a iscrivervi ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera se vi fa piacere sostenere questo progetto e restare informati sulle prossime novità. A presto.